Non sono uno che è un nerd da studio, ho imparato molto sul campo anche, diciamo che il mondo della notte l'ho esplorato lungo e largo. Sono sempre stato a contatto con le discoteche, sono sempre state un punto di riferimento per tutti noi, me, il mio entourage, i miei coetanei. Tutti i miei amici erano tutti zarri e quindi andavano tutti a sentire all'epoca la techno, non c'era questa raffinatezza, non c'era il French touch, c'era l'ignoranza. E chiaramente per broccolare così delle volte andavo anch'io. Però mi interessava il rock, poi sono passato al rap. Provavamo ad andare a ballare hip hop e avevamo la tuta, non ci facevano entrare. Al Soul to Soul c'era uno che, Beppe si chiama, spero che guardi, che ci rimbalzava sempre. Quando il rap è iniziato a riprendere piede, no? E a diventare comunque la musica di tutti, allora i tempi erano maturi per fare questo passo. All'epoca del mio primo album solista, che era Ragazzo d'Oro, abbiamo sdoganato questa cosa di andare in discoteca. Sono stato, rispetto ad altri miei colleghi, l'unico che ha fatto dei pezzi black più clubbing, diciamo, in un paese dove tutti fanno sto rap, no? Invece io ho sempre fatto queste cose che erano, diciamo, street, ma in qualche modo funzionavano dentro una discoteca. Io nella carriera ho collaborato veramente da Ero Stramazzotti ai Subsonica. Ho lavorato con vari produttori elettronici, in questo momento sono in studio per fare un album nuovo, ho collaborato con Mace, ho fatto tanti pezzi con Crookers, anche abbastanza fortunati, anche se si tratta sempre di produttori elettronici che però hanno un gusto, una sensibilità hip hop. Cioè, ti ripeto, tutto non lo farei, non mi sento credibile, capisci? Avendo più di 30 anni, è giusto che lo facciano tutti i ragazzini, quelli colorati, no? Cioè, non è la mia cosa. Sono un po' più sobrio, ho sbagliato nella parola giusta. E però. Grazie. Cos'è sta cosa? Questo fatto del party boy, del clubber, c'è cioè questa ironia, no? Che vabbè, essendo uscito spesso, allora posso capire un po' come funzionano le cose. Che da una parte è anche vero, comunque sono dentro questo business da più di 10 anni. Conosco tanti DJ che sono amici miei personali, ne ho visti tanti. Sicuramente oltre a Tommy V, a David, secondo me avere delle altre campane può essere sinceramente utile anche ai concorrenti comunque. Oltre alla tecnica, al mix, al gusto che è a far muovere il dance floor, che sono le caratteristiche fondamentali, cioè sono la base, conti molto anche l'attitudine, il look, l'empatia, il modo di porsi. Diciamo che adesso, fortunatamente per loro, DJ professionisti sono un po' le pop star del momento, no? Perché sono i più pagati, i più seguiti, riempiono gli stadi, cioè è un dato di fatto questo. Quindi in questo momento, cioè, se qualcuno aspira a diventare un pezzo grosso del DJing, deve avere queste caratteristiche, no? Non basta che sappia mixare. Deve essere bravo, ma deve essere anche figo, tra virgolette. Non figo bello esteticamente, figo a 360, capisci?